Al centro del mio sguardo, di tutti gli sguardi, convergevano i misfatti del pazzo furioso che con la sua feroce truppa si era gettato per le campagne intorno al Monte Ida, là dove Renea, e saccheggiava i villaggi, trucidava gli uomini, violentava le donne, sgozzava capre e pecore, guastava i campi al passaggio. Enea, tremavo di paura. Giunse nella fortezza dopo un mese alla testa dei Dardani che erano riusciti a salvarsi. Tutti gridavano e piangevano. Fu il mio giorno più bello. Fu sempre così. Ogni volta che respiravamo la stessa aria, la vita riaffluiva nell'involucro che era il mio corpo. Verso sera, quando me ne stetti sulle mura, rividi il sole, la luna e le stelle, il guizzo argenteo degli ulivi nel vento. La metallica lucentezza purpurea del mare, quando il sole tramonta, i colori della pianura che prendevano tutte le tonalità del marrone e dell'azzurro. Mi giunse il profumo dei campi, di timo, percepì quanto fosse dolce l'aria e ne era vivo. Non ebbi bisogno di vederlo, riuscii ad aspettare che fosse lui a venire da me. Gli chiedevano consiglio. Per le strade di Troia c'era un andirivieni vivace, quasi allegro. Circolava un detto che nessuno ammetteva di aver inventato e che contemporaneamente tutti sembravano conoscere. Se Ettore è il nostro braccio, l'anima di Troia è Enea. Presso tutti i sacrari votivi arsero fuochi di ringraziamento in suo onore. Ma è insensato, sentii che diceva a Aerofila, la nostra prima sacerdotessa. Ringraziate gli dèi perché hanno permesso che il nostro paese fosse devastato. Li ringraziamo per la tua salvezza, Enea, disse lei. Che assurdità! La mia salvezza discende dalla devastazione operata dal nemico. Dobbiamo spegnere i fuochi sacrificali? Accrescere la collera degli dèi? Per quel che mi riguarda, vidi Enea andarsene dal tempio. Il diverbio passò inosservato, si svolsero i sacrifici, presi parte ai rituali come richiedeva il mio ufficio, regole, gesti, parole senza senso. La notte ne arrestò negli umili alloggi assegnati ai fuggiaschi. Io giacqui senza riuscire a dormire, chiedendomi tormentosamente se lui mi giudicasse come Aerofila, la vecchia e cocciuta prima sacerdotessa. Elencai per me e per lui ciò che ci differenziava, e mi sorprese che, visto dall'esterno, fosse così poco, che la differenza di cui ero tanto fiera si riducesse alla sola riserva mentale. Questo a lui, Enea, non poteva bastare. A me forse bastava? Dopo un lungo desolato periodo, senza sogni, finalmente una notte sognai di nuovo. Era uno di quei sogni che consideravo subito significativo, che non capivo immediatamente ma che non dimenticavo. Camminavo sola per una città che non conoscevo, non era Troia, sebbene Troia fosse l'unica città che avessi mai visto. La città del sogno era più grande, più estesa. Sapevo che era notte, eppure nel cielo c'erano contemporaneamente luna e sole e si scontravano per il predominio. Ero stata nominata, ma non veniva detto da chi. Arbitro della contesa, cioè quale dei due astri celesti irradiasse più luce. In quella competizione c'era qualcosa di insensato, ma per questo per quanto mi sforzassi, non riuscivo a scoprire che cosa. Finché, scoraggiata e oppressa dall'angoscia, dissi che tutti sapevano e vedevano che era il sole a irradiare più luce. Febo! Apollo,
esclamò trionfante una voce, e nello stesso tempo con mio spavento. Selene, la cara donna lunare si inabissò piangendo all'orizzonte. Era un verdetto contro di me. Ma che colpa ne avevo, visto che avevo solo detto come stavano le cose? Con questa domanda mi svegliai, in maniera incidentale e con una falsa risata raccontai il sogno a Marpessa. Lei tacque. Per quanti giorni mi sottrasse il viso. Poi venne, mi lasciò guardare i suoi occhi, che mi parve erano diventati più scuri, più profondi, e disse: «Nel tuo sogno, Cassandra, la cosa più importante era lo sforzo per trovare comunque una risposta a una domanda completamente insensata. Te ne devi ricordare quando sarà il momento». Chi lo dice? A chi era contato il mio sogno? Ad Arisbe, rispose. Marpessa, come se fosse ovvio, e io tacqui. Avevo segretamente sperato che il mio sogno venisse sottoposto a lei. Arisbe? I miei sogni erano di sua competenza? Sapevo che queste domande contenevano già la risposta e qualcosa si mosse dentro di me dopo il lungo impietrimento che mi avevano provocato i primi mesi di guerra. Già c'era un anticipo di primavera. I greci non ci attaccavano da tempo. Uscii dalla fortezza, mi sedetti su un colle che dominava il fiume Scamandro. Che significava dunque? Il sole irradiava più luce della luna. Ma il destino della luna era mai stato una luce più radiosa? Chi mi ispirava domande simili? Se comprendevo bene Arisbe, ero autorizzata, anzi, forse obbligata a respingerle. Un anello, il più estremo, che mi aveva serrato, si spezzò, si staccò da me, ne restarono molti altri. Fu un prendere fiato, uno sciogliersi d'ogni giuntura, un rifiorire della carne. Con la luna nuova arrivò Enea. Strano che Marpessa non dormisse nell'atrio come sarebbe stato suo dovere. Gli vidi il viso solo per un attimo, quando con un soffio spense la fiamma che nuotava in un bagno d'olio accanto alla porta. Il nostro segno di riconoscimento fu e rimase la sua mano sulla mia guancia, la mia guancia nella sua mano. Ci dicemmo po poco più che i nostri nomi. Non avevo mai udito una poesia d'amore più bella. Enea Cassandra, Cassandra Enea. Quando la mia pudicizia incontrò la sua timidezza, i nostri corpi persero ogni freno. Non avrei mai potuto immaginare come avrebbero risposto le mie membra alle domande delle sue labbra. Quali sconosciute sensazioni mi avrebbe donato il suo odore? E di che voce sarebbe stata capace la mia gola? Ma non era opportuno che l'anima di Troia stesse a Troia. Il mattino dopo, molto presto, se ne andò con una schiera di armati. Aveva dovuto lottare per ottenere che fossero Dardani, la sua gente. Sulla nave che restò per lungo tempo l'ultima a portare merci sulla costa del Mar Nero. Credo, e ne capii la scelta, e tuttavia non la capii, che Enea preferisse andarsene piuttosto che rimanere. Era difficile, d'altronde, figurarsi lui ed Eumelo ad uno stesso tavolo. Rivolgiti a mio padre, mi ha raccomandato. Scomparve per molti mesi. Il tempo sembrò scorrere più lentamente. Mi rimase nella memoria pallido e spettrale, distribuito solo tra i grandi rituali a cui dovevo prendere parte e i pubblici annunci dell'oracolo, a cui il nostro popolo, molto bisognoso di consolazione, accorreva. Il fratello Eleno e il sacerdote di Poseidone, Laocoonte, un uomo rispettabile, erano i più popolari portavoce dell'oracolo. Eppure io non potevo celarmi che diffondevano chiacchiere vuote. Eleno, piuttosto sorpreso della mia disapprovazione, non volle negare che esistesse una sorta di oracolo su commissione. Su commissione di chi? Insomma, della casa reale del tempio. Perché me la prendevo? Era sempre stato così, giacché il portavoce dell'oracolo erano le bocche di coloro che li commissionavano, i quali erano divisi, essi stessi, quasi quanto gli dèi. Così
Com'era raro, e avrei dovuto saperlo io, che un Dio si degnasse di parlare attraverso di noi. Com'era frequente, invece, che dovessimo ricorrere al consiglio degli dei, chi ne riceveva danno, se lui, Eleno, annunciava che i greci non avrebbero mai espugnato la nostra città, neppure attraverso la porta scea, che era la più debole. Cosa che del resto soggettivamente lui riteneva vera e che aveva l'auspicabilissimo effetto di rafforzare ulteriormente la vigilanza delle guardie alla porta scea. Oppure Laocoonte, nelle viscere dell'ultimo toro sacrificale, aveva letto che Troia sarebbe stata in pericolo solo se 10 dei 12 cavalli bianchi della nostra scuderia reale fossero finiti in mano ai greci. Un caso impensabile. Ad ogni modo, anche la fiancata destra interna alla fortezza, là dove c'era la scuderia, era particolarmente sicura. Che cosa mai avevo da obiettare? Niente, riuscii a dire soltanto. Come posso spiegarlo? Eleno era un uomo leggero, ma non un impostore. Lui, il mio coetaneo, il bello verso il quale amavo comportarmi sempre con degnazione superiore a me. In che cosa? Nella fede, indubbiamente. Fede negli dèi? No, nel fatto che eravamo dalla parte della ragione, doppiamente dalla parte della ragione, se costringevamo la parola degli dèi ad abbassarsi fino a noi. Agiva in buona fede e in buona fede diceva che il mondo era proprio come lui lo annunciava. Nessuno è mai riuscito a instillargli un dubbio. Non vidi mai sul suo volto anche soltanto l'ombra di quel sorriso che frattanto si era inciso agli angoli della bocca di Pantò. Accettava la propria popolarità nel modo che piace alla gente, alla leggera, come se gli fosse dovuta e senza farla pesare inutilmente agli altri o a se stesso. Andava stranamente d'accordo con Ettore e un giorno, sorprendendoci tutti, annunciò che egli avrebbe glorificato Troia attraverso i secoli. Andromaca, moglie di Ettore, dall'inizio della guerra, fedele, casalinga, poco appariscente, gli si consumava gli occhi a furia di piangere. Veniva a raccontarmi i suoi sogni come la gente si era abituata a fare. Ettore invece aveva sognato, mi disse Andromaca, che dal caldo grembo di una cagna era stato spinto nel mondo attraverso un'orribile strozzatura per essere subito costretto a tramutarsi da cagnolino protetto e leccato qual era in un cinghiale furioso che fronteggiava un leone dal quale, ecco, sotto il sole cocente è sopraffatto e sbranato. Suo marito, mi confidò Andromaca, si era svegliato bagnato di lacrime. Non era l'uomo di cui si fa un eroe. Dovevo, in nome degli dèi, pregare Ecuba per lui. Lo sapevano tutti che era il suo figlio prediletto. Che bambino era rimasto il mio fratello maggiore. Ce l'avevo con Ecuba. Ce lo aveva viziato impedendogli di crescere. E trovavo giusto e ragionevole che ora lo proteggesse. Con mia grande sorpresa da lei c'era Anchise, l'amatissimo padre di Enea. Senza dubbio Ecuba, la madre, lo aveva fatto chiamare per trovare conforto, poiché lei non poteva fare nulla, proprio nulla per Ettore. Gli stavano costruendo addosso il ruolo di primo tra gli eroi. Ettore, nuvola scura. Tra i miei fratelli ce n'erano parecchi più adatti di lui a guidare la battaglia, ma Eumelo voleva colpire la regina nel suo figlio prediletto. Se non si fosse dimostrato eroe, sarebbe divenuto insieme a sua madre lo zimbello della città. Se fosse sceso in battaglia per primo, come si pretendeva, presto o tardi sarebbe caduto. Maledetto Eumelo! Ecuba mi guardò e disse: Maledetta guerra! Tacemmo, tutti e tre. E con questo silenzio imparai il silenzio dei più, che incomincia la protesta. Anchise. Se Anchise fosse qui, se mi fosse accanto, sarebbe sopportabile qualsiasi cosa.
non ammetteva il timore che tutto ciò che può accaderci si riveli insopportabile. Sì, esistevano cose insopportabili. Ma perché averne paura molto prima che si verificassero? Perché non vivere semplicemente e, se possibile, serenamente? Serenità. Questa è la parola data a lui. A poco, vidi anche da dove gli veniva. Leggeva dentro la gente, soprattutto dentro se stesso, e ne traeva divertimento, non disgusto come Pantò. Anchise era, no, è un uomo libero. Anche su quelli che gli vogliono male, riflette con imparzialità. Per esempio, suo Eumelo. Non mi sarebbe mai venuto in mente di parlare di Eumelo senza pregiudizi e con serenità, di non temerlo e odiarlo, ma di capirlo e provarne compassione. Prendete solo il fatto, proponeva Anchise, che non ha una donna. Sì, voi donne non avete idea di cosa significhi questo per un uomo che deve costringere le schiave a giacere con lui, che fiuta la vostra divertita malizia. Un uomo come quello fiuta ciò che gli succede intorno, eppure, come tutti noi, mira soltanto a ritornare là dove una volta è stato bene, sotto le vostre sottane. Voi questo glielo impedite e allora si vendica. È tanto semplice. Un po' di accondiscendenza da parte vostra e chissà, eccolo guarito. Come ci siamo avventate su di lui? Il male come mancanza? Come malattia? Guaribile, dunque? Beh, ammise poi, può darsi, ma per Eumelo non è più possibile. Lui però restava della sua opinione. Quell'uomo era un prodotto di Troia, esattamente come, diciamo, il re Priamo. Anchise sosteneva ridendo le cose più madornali, ma in quell'occasione passò la misura. Eumelo, esclamai, era una malformazione, una specie di accidente, una svista degli dèi, se esistesse questa possibilità, se essi esistessero. Mentre Priamo, disse Anchise secco, non fa nient'altro che insediare Eumelo nei suoi uffici. È giusto? Una malformazione anche questa? Ma certo, un caso, dunque. Che c'era da dire? Oh, come recalcitravo ad ammettere che Priamo ed Eumelo fossero una coppia che aveva bisogno l'uno dell'altro. Per settimane evitai Anchise, finché accadde l'incredibile. La guardia di palazzo impedì a Ecuba, la regina, di prendere parte alle sedute del consiglio. Adesso, pensai, quando me lo dissero, adesso crolla l'ordine del palazzo. E mi stupii di avere atteso non solo con paura, ma anche con gioia il momento che ora diventava inevitabile. Non accadde niente. Senza sguardo, riferì la madre Ecuba nella capanna di Anchise, dove io arrivai trafilata, senza sguardo gli uomini le erano tutti sfilati davanti andando al consiglio. Anche mio figlio Ettore, disse con amarezza Ecuba. Gli ho sbarrato il passo. L'ho misurato con lo sguardo e voi sapete bene come sono capace di guardare io, madre. Cerca di capire, ho detto. Ti si vuole risparmiare. Non è più cosa per donne quello che adesso, con la guerra in atto, deve essere discusso al consiglio. Indubbiamente, disse Anchise, ora diventa una cosa per bambini. Adesso Ecuba, la regina, parlava con lui di tutto ciò che la opprimeva. Mi sconcertava vedere mia madre e il padre di Enea in familiarità, ma lo ammettevo, tutto diventava più facile con Anchise. Lui, si vedeva, venerava Ecuba e non l'avrebbe venerata di meno se non fosse stata la moglie del re. Mi trattava come una figlia molto amata e stimata, ma non parlava di suo figlio Enea, se non ne parlavo io per prima. La sua discrezione era inattaccabile, come la sua serenità. Esprimeva i suoi sentimenti non solo con mobile viso, ma anche col cranio alto e calvo. Enone, che lo amava come un padre, usava dire:
La bocca gli ride, ma la fronte è triste. Oppure bastava solo guardare le sue mani che quasi sempre lavoravano un pezzo di legno, o quantomeno lo tastavano, mentre a volte improvvisamente gli occhi prendevano a frugare per capire quale peculiarità o forma si celasse in quel legno. Non lasciò mai che un albero fosse abbattuto senza prima consigliarsi ampiamente con esso, senza prima garantirgli la sopravvivenza con un seme o una gemma che staccava e piantava nella terra. Sul legno e sugli alberi sapeva tutto quello che c'era da sapere e le figure che intagliava quando sedevamo tutti insieme e che poi regalava a mo' di premio diventavano un segno per riconoscerci tra di noi. Se andavi in una casa e trovavi un intaglio di anchise animale o uomo, allora sapevi che potevi parlare apertamente, che in ogni occasione, per quanto spinosa fosse, potevi chiedere aiuto. Così, quando i greci trucidarono tutte le Amazzoni, nascondemmo Mirina e alcune sue sorelle in capanne, nel cui ingresso si trovava un vitellino, una capra o un maiale in legno del nostro anchise. Senza parlare, le donne le tiravano accanto al fuoco, buttavano a loro addosso una veste, annerivano le loro guance, ficcarono un fuso, un ramaiolo in mano a chi non conosceva affatto i lavori femminili, levarono persino il figlio più piccolo dal letto e lo sistemavano in grembo alla straniera sfinita. Mai ci ha deluso una famiglia a cui Anchise ha donato una sua figura. Conoscevo gli esseri umani. Anche nella sua capanna sotto il fico, davanti alla porta d'Ardania, veniva soltanto chi andava d'accordo con lui. D'altra parte parlava con chiunque, non respingeva nessuno che volesse fargli visita. Ricevette anche Andro, il giovane ufficiale di Omelo, che ci fece perquisire quando consegnammo Briseide. Ciò non mi andò affatto a genio. Possibile che Ecuba, la quale veniva spesso per non pretendere che Anchise andasse da lei nel palazzo, possibile che Enone, Partena, la Nutrice, Marpessa o perfino Arisbe dovessero incontrare lì quell'uomo? Perché no, disse Anchise impassibile. Meglio qui che altrove. Parla con lui. Che cosa ti costa? Nessun essere umano, prima che muoia, va considerato perduto. Mi vergognai. Pur non consentendo con lui. Per questo potei vedere, per quanto potei vedere, non dava nessun peso agli dèi, ma credeva negli esseri umani. All'occasione era più giovane di tutti noi. Presso di lui, sotto il fogliame cangiante del fico imponente, è incominciata la nostra vita senza vincoli, nel pieno della guerra. Inermi, in mezzo alla schiera sempre più crescente di armati fino ai denti. Mentre davanti al mio sguardo incredulo, mutava l'ordine interno del palazzo che avevo considerato eterno. Così come su un fiume i ramoscelli, le pagliuzze, i fili d'erba che esso porta con sé seguono la corrente più forte. La corrente più forte era il partito del re, di cui io, la figlia, non facevo parte. Esso era invece composto di persone più giovani, che si muovevano in gruppo, che quando stavano insieme si esprimevano a voce alta, che si sentivano costantemente attaccate dagli altri, che credevano di doversi difendere da ingiurie mai pronunciate e che trovavano anche persone solerti, barbi, scribi, pronte a fornire le locuzioni per le loro sgradevoli pose. Salvare la propria faccia, una, non mostrare le proprie reazioni, l'altra. Anchise si sbellicava dalle risa. Ma che significa? Esclamava, come se fosse possibile non salvare la propria faccia. Oh, senza saperlo, ci danno a intendere che le facce che mostrano di solito non sono le loro. Sciocchi. Davvero, tutto diventava più facile con Anchise. Poiché appena mi allontanavo dal raggio dell'albero di fico, le cose mi diventavano difficili. Almeno così mi sembrava. Una parte di me, quella gioiosa, gentile, spigliata, restava là, fuori dalla cittadella, da loro. Essi, dicevo io, della gente che si raccoglieva intorno ad Anchise, non noi. Dire noi non mi era ancora permesso. Titubante, fragile e confuso fu il noi che usai fin tanto che fu possibile. Includeva il padre,
ma includeva ancora me. Eppure per me una troia senza re a Priamo, il padre, non esisteva. A malincuore la parte di me che era devota al re, obbediente, maniacalmente alla ricerca della conformità, ritornava ogni sera nella rocca. Il mio noi, a cui mi tenevo attaccata, diventava trasparente, gracile, sempre più esiguo, e di conseguenza il mio io diventava più impercettibile a me stessa. E tuttavia, per la gente, era tutt'altro che irriconoscibile, era chiaro, e avevano stabilito che cosa ero: una profetessa e una interprete di sogni, un'autorità. Quando la prospettiva del futuro, quando la loro impotenza li opprimeva, venivano da me. Fu Polissena, la amata sorella, a incominciare, e dopo di lei vennero le sue amiche, le amiche delle amiche. Tutta Troia sognava e mi sottoponeva i suoi sogni.